Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Luci di Natale 2023. Questa sera, insieme agli amici della Perpetto, parleremo di argomenti. Abbiamo visto immagini che ci colpiscono, molto toccanti, però vogliamo anche vivere un momento di spensieratezza, pensando sempre a chi è meno fortunato. Con me ho l'onore di avere una partner incredibile. Quando gli ho chiesto di partecipare mi ha detto subito di sì. È con grande onore che ho qua con me Elena Galliano. Buonasera a tutti, grazie Andrea, grazie per la tua presentazione. Mi fa un sacco piacere sentire la tua voce emozionata, perché queste serate sono state... Perché sono vicino a te. No, perché queste sono serate davvero uniche e io ti voglio ringraziare per avermi coinvolto, per essere qui al tuo fianco, ma soprattutto per essere insieme a tutti loro che questa sera si sono resi partecipi di un evento molto speciale dedicato alla Perpetto, agli amici della Perpetto. Inviterei ovviamente il direttivo qua con noi sul palco. Vabbè, intanto un grazie, un onore essere qua con te, perché voi siete in mezzo alla strada e ogni giorno vivete la vera vita di queste persone, no? Vero Fernando? E soprattutto ricordiamo che queste persone potremmo essere anche noi un domani, perché sono persone come noi, anche se a volte sono un po' dimenticate. Sono persone che magari hanno perso il lavoro, hanno avuto problemi familiari, perciò potrebbe capitare a chiunque. A volte noi ci giriamo e per fortuna che ci siete persone come voi che invece non vi girate, ma siete lì con loro. Esatto, per fortuna ho splendidi compagni di viaggio, perché poi in sala ce ne sono altri, ma a casa ce ne sono altri ancora, per cui ci danno una mano, ogni anno cresciamo, ne abbiamo sempre di più, possiamo fare cose in più ogni anno. Fernando, raccontiamo quanto è importante il tempo che voi dedicate, perché comunque sia tutti voi avete anche un altro lavoro, avete una vita. Buonasera a tutti. È importante non tanto quanto tempo si dedica, ma è la qualità del tempo che noi diamo, perché ogni volontario dà quello che può, ma in quel pezzettino che dà è racchiuso tutto: amore, gentilezza, sorriso, una risata, è tutto racchiuso lì. C'è chi può dare 5, c'è chi dà 10, c'è chi dà 50, però tutti insieme fanno poi esattamente il massimo. Come noi tutti questa sera insieme a voi sposiamo la causa. Grazie. Quando capisci queste, non puoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo e comprami. Io sono in vendita e non mi credere, irraggiungibile, un po' d'amore avrà di voi, un uomo semplice. Giulio, buonasera, intanto, ben arrivato. Grazie, noi ci incontriamo sempre in tanti eventi di solidarietà, questo ti fa veramente onore, sai che la stima che io ho per te. Beh no, io sono tanto un amico della Perpetto e fate un lavoro straordinario. Io sono stato e quando riesco vengo anche a dare da mangiare Corso Matteotti a chi ha bisogno. Veramente si vedono le storie straordinariamente drammatiche. È stato detto prima che forse la strada è una delle cose più difficili, perché le malattie sono qualcosa che colpisce tutti, ma in strada vede chi è inciampato, chi in qualche modo è stato colpito dalla vita, ma può recuperare se trova qualcuno che gli tende la mano. Voi fate qualcosa di bellissimo, di straordinario. Per quello che posso, perché poi i rappresentanti delle le istituzioni servono a questo. È vero che poi non sempre si riesce a essere dappertutto, a volte si è un po' lontani e distanti, a volte si è presi da problemi burocratici, dalle fatiche che le risorse non ci sono, ma è importante anche sempre non perdere il contatto.
progetto, quindi quando si riesce a esserci e dare il massimo di quello che si può dare e mettere a disposizione l'ascolto, le proprie competenze, la propria tenacia. Io cerco di farlo, abbiamo anche progetti ambiziosi di realizzare una sorta di casa in cui poter ospitare e quindi dare anche una stabilità a chi ha la voglia di ricominciare, di giocare una seconda chance. Io mi sto adoperando per questo, facciamolo tutti, il cuore conta più a volte della possibilità economica, no? E quindi diamo soprattutto, tendiamo una mano e diamo quello che possiamo dare con entusiasmo e con slancio. Grazie, grazie, grazie. Direttamente da Striscia la Notizia, Luca Galtieri. Allora, intanto saluto tutto il teatro, grazie per l'applauso, siete troppo buoni. Guarda che gli applausi sono registrati, Luca. Esatto. Spero che Andrea vi abbia spiegato, fatto vedere la faccia, almeno il viso, se no è un casino a riconoscere. Grazie per questa vostra collegamento meraviglioso. Io sono molto vicino a tutto ciò che appartiene al mondo di Crociara, dunque le associazioni che sostengono queste persone che assolutamente hanno un gran bisogno di sostegno morale e materiale, fisico, tutto quello che ci possiamo mettere. In passato, quando mi sono occupato del ma perché, con la Giacarossi punto di domanda, ho fatto più servizi sul problema dei crociare e ho cercato di sostenere un po' tutte le associazioni, quindi vi capisco, vi sono vicino e vi voglio bene. Grazie Luca, grazie. E io vorrei concludere con questa cosa: quanto tempo un volontario dovrebbe dedicare all'associazione Protetto? Ma anche un minuto, a noi ci basta un minuto. E con questo invitiamo tutti veramente a dedicare anche 5 minuti, mezz'ora alla settimana all'associazione e aiutare veramente chi ne ha tanto tanto bisogno. Allora facciamo un applauso a tutti voi che stasera siete stati qui con noi. Grazie.